Il programma prevede ancora 3-4 mesi di lavoro. Avremo la possibilità di lavorare in continuità per 3-4 mesi e quindi terminare entro il 2023, oppure suddividere il programma per recepire necessità territoriali e quindi interessare anche quota parte dei primi mesi del 2024. Questo lo scenario che si prospetta a chi nei prossimi mesi, già provato da 3 anni di cantiere ininterrotto, si metterà in viaggio sull'autostrada 9 Lainate Como Chiasso per attraversare il tratto della galleria di San Fermo. A Natale non è ancora detto che si possa mettere la parola fine ai disagi. Il 16 maggio infatti è in programma l'ennesimo stop dei lavori per alleggerire la pressione sulla viabilità nel periodo del picco turistico. Una tregua per gli automobilisti, sì, ma solo di qualche mese. Dopo l'estate la situazione tornerà a quella che dal 2020 a questa parte è la normalità, cioè code e rallentamenti. Questo secondo un programma condiviso con il territorio e la città di Como per consentire nel periodo finale della primavera e dell'estate di riportare la carreggiata nella sua configurazione tradizionale, quindi recepire anche i flussi turistici che si sommeranno ai flussi ordinari che interessano questa tratta. Per trovare la quadra tra i bisogni del territorio e l'organizzazione del cantiere, però, ciò che appare evidente è che il più delle volte a rimetterci siano stati i cittadini. Dal 2020 le gallerie oggetto dei lavori sono state una decina. Le opere concentrate su un tratto altamente trafficato hanno lasciato poco respiro a chi deve percorrere l'autostrada. Le interruzioni, per feste e vacanze, inoltre, hanno fatto lievitare i prezzi e, come spiegano da Autostrade, dilatare i tempi. Un risultato, insomma, che soddisfa solamente per modo di dire. Alla domanda se si potesse far prima per terminare l'adeguamento dei tunnel ai nuovi standard normativi in materia di sicurezza, in sintesi la risposta è no. Ed è no anche la risposta alla domanda se i lavori fossero in qualche modo rinviabili. Due urgenze, insomma, che hanno fatto da detonatore alle criticità del tratto autostradale ormai ben note. Questi rivoli non erano rinviabili perché si tratta di adeguamenti normativi, per cui ovviamente abbiamo la necessità di portarli a compimento.